e c'era questa saletta privata che io ero arrivata lì e ho visto una scia di suore con la loro, come si dice, veste che è azzurra. Sì. Non ci ho fatto, ma poi come si è aperto, ho visto, ho detto, oh mamma, e l'hai riconosciuta, che fortuna. E non o destino? Anche. Chi lo sa? Non lo so, sì, in effetti. E io non ho potuto non andargli incontro e chiedere un attimo di attenzione, che gentilmente lei poi piccina piccina con questi occhi, con una faccia pazzesca, veramente. Mi ricorderò sempre questo suo volto, segnato, ma con questi occhi che sembravano due stelle. Mi ha preso la mano, gli ho parlato un attimo e poi mi ha detto, tu credi? Io ho detto sì. E dopo ha preso la mano nella tasca, ha tirato fuori questa medaglietta che aveva e me l'ha data. Io l'ho baciata, era piccina. E cosa è successo poi con questa medaglietta? Perché c'è una coincidenza strana, no? La porto spesso con me. Ma è vero che tu te l'eri dimenticata per un periodo questa medaglietta? Sì, l'avevo dimenticata. E poi me la sono ritrovata. C'è anche un'altra storia, che quando ero in un ospedale, che ho avuto questo incidente alla schiena, questo veramente mi aveva colpito. Era la mamma di un ragazzo che aveva subito non so quanti interventi alla spina dorsale, quasi 4, con 12, 14, 15 ore di intervento, per cui aveva un tumore questo ragazzo alla spina dorsale. E lei aveva un santino, pregava su questo santino, perché era stato dato, dicono, da Teresa. E Madre Teresa, e lei chiedeva a Madre Teresa di aiutarla, che è questo figlio. Questo santino aveva una figurazione particolare, cioè che non aveva le mani di Gesù Cristo tutte e due sulla croce, ma una giù. Quando si è risvegliato da tutti questi interventi e stava malissimo sto ragazzo, ha sognato proprio una suora che lo accarezzava, e poi ha alzato gli occhi e ha visto che Gesù Cristo non aveva il braccio, ma era appena... E ho detto, sai che ho fatto questo sogno, mamma? Mentre lei pregava in questo santino, con questo santino, lui nel sogno, in questo suo delirio di dolore, di coma, non so, vedeva questo crocifisso uguale al santino. Per cui ho trovato molto mistica questa cosa, molto strana. Anche molto emozionante. Sì. Una grande emozione, sì. Una cosa del genere. Ci sono degli eventi che mi sono stati raccontati tantissimi su questo mistero. Come vita. Il mistero dei cuori? Già. Me lo racconti il mistero dei cuori, se ti va? Insomma, e beh, ho scritto un libro, l'ho scritto perché mi accadevano delle cose particolari e non certo ero... Nasce tutto da un fatto che con mio figlio io avevo un amore pazzesco, e lui ogni volta che vedeva un oggetto, una matita, qualsiasi cosa, insomma, che aveva la forma del cuore, una saponetta, veniva a casa e me lo regalava. Poi dopo, quando è mancato, c'è stata una lettera incredibile, che adesso è inutile che stiamo a raccontare perché è lunga, e da quel momento ho cominciato a vedere una marea di cuori dovunque, ma senza farci caso, però... Forza di trovarmeli in una maniera veramente, a volte quasi non potevo non vederli, che è diventata una cosa strana che mi succede, non so. Però immagino, guarda, non è la prima volta che io sento storie così. È capitato con i cuori, è capitato con gli angeli, ho sentito molte farfalle. Mamme che ho avuto la fortuna di incontrare. Credo che questa sia una cosa però che dà una grande forza, no? Perché è una presenza in qualche maniera. Ma io non le cerco, non mi piace calcare la mano. Non è detto che bisogna vederli o non vederli, bisogna credere che oltre la vita, cioè la vita stessa che noi abbiamo, per me oltre la vita non c'è più la morte, c'è la vita.
Questo è molto bello. Dalila, come vedi il tuo presente e il tuo futuro? Bene, sono serena. Bene. Beh, già questa mi sembra un'ottima cosa. Io ti...